Non è certo un aspetto secondario quello del buon funzionamento dell'automa che raffigura il re delle Indie, il Buratto, per la buona riuscita della giostra del Saracino. Nella storia della manifestazione ci sono momenti in cui davvero ha fatto venire i capelli bianchi. I capelli bianchi li avevo già, però me l'ha fatti venire all'inizio perché non conoscevo le problematiche che poteva dare sto Buratto internamente. E poi piano piano c'erano sempre persone, io farei qui, io farei di là, io farei di sotto, però nessuno faceva niente. Alla fine ho detto faccio da me, ho un pochino, adesso si dice tribolato, però insomma per arrivare ai risultati poi sono stati perché... Io sono anche un po' testato, insomma, lo sapete. Enzo Scartoni, ormai da 10 anni il dottore del Buratto, si occupa proprio di questo. Un artigiano, un imprenditore orafo di lunga esperienza che mette a disposizione della manifestazione le sue capacità. È un ruolo molto importante. Quest'anno sono 10 anni. Ormai mi sono preso questo impegno. No, me l'hanno dato veramente, che non l'avrei preso. No, però sono contento di essere arrivato dove sono arrivato. C'è stato sempre un impegno, c'è stato sempre un... C'è un'accortezza, tutte le volte viene controllato. In epoca di intelligenza artificiale, le mani di un artigiano superano l'intelligenza artificiale. Qui ci vuole, c'è una meccanica dentro complicatissima. Una meccanica deve essere perfetta perché sul cartellone fa 3 cm e dove sgangia sono 3 mm. Ma 3 mm devono essere 3 mm perfetti. Qui ci vuole... La passione, penso, capacità e passione. Artigiano 1, intelligenza artificiale 0. Sì, però diciamo così. Però. Neanche non c'è capito niente con l'intelligenza artificiale, perché era meglio se la davano un pochino più a quelli che non ce l'hanno, però... Esatto, sono d'accordo con lei. Però non lo so.